PEGI 18. Ciao a tutti, sono Spigrantato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Hitman Absolution. Nella scorsa puntata abbiamo cercato di uccidere quel bastardello, ma non ci siamo riusciti e ora ci riusciremo. Allora, non ho ancora capito bene come, però devo trovare un modo per ucciderlo di nascosto. Cosa abbastanza impossibile, a meno che non lo uccida quando va a pisciare. Smettila di usare troietta. Quando va a pisciare, insomma. Il che vuol dire che dovrei uccidere lui e pure la guardia che c'è a fianco. Anche se non è detto che funzioni, anzi probabilmente non funzionerà, però non so più cosa provare. A meno che non debba uccidere tutte le guardie, cosa improbabile, però. Ok. Allora, adesso aspetto. Allora, vediamo un pochino cosa si può fare. Aspetto questo bastardello. Chiama lo spacciatore. Che ne dici di chiamare lo spacciatore? Eh? Dai, chiama lo spacciatore. Grazie. Perfetto. Sì. Allora, non mi piace davvero questa roba, perché ci mette troppo tempo. Dai, muovi quel culone, ti prego, muoviti. Muoviti. Ah, va bene, ma dati una mossa. Ti faccio anche il verso, bastardello. Ok, ora si siede. Vediamo se fa la stessa cosa di prima. Che testa pelata che sei. No, non uccidermi. Oh, ho visto nella pagina di Hitman, nella pagina Facebook di Hitman, una specie di kit per diventare l'agente 47 epico. C'è la cravatta, i guanti, l'arma, insomma, tutto. Ora io passeggio, gli vado dietro, finché non va a pisciare, poi là lo uccido. Ma vai a cagare, troia. Allora, là quante guardie ci sono? Ma dovrei essere relativamente nascosto. E se io uccidessi prima le guardie? Ciao. Sto scherzando, caro. Ops, mi ha sbeccato di brutto. Ah, io entro qua. Adesso dovrei venire a pisciare, no? Sì, sta arrivando. Ok, eccolo qui. E io esco. Lo uccido. Oh sì. No, prendilo! Com'era, B? Ehi, trascinalo invece che fare... Oddio, questa musica! No, di nascosto! Occulta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! E senza neanche uccidere le guardie. Ok. Alzati. Io non ho fatto niente. Posso andarmene via tranquillamente. E olè! Ce la fa! E ce la fa! E ce la fa! Hai una moneta. Per un povero diavolo. Certo, anche Splinter Cell lo faceva. Lol. Cosa dovrebbe essere questo? What? Che cosa porta qui il tuo brutto muso? Ma che cazzo? Cerco informazioni. Sei nel posto giusto, informazioni. Tu cerchi informazioni, io trovo informazioni. Ha un prezzo, ovviamente. Naturalmente, ha un prezzo. Puoi dirlo forte. Una ragazza di nome Vittoria. L'agenzia la vuole a tutti i costi, devo sapere perché. No, aspetta, 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 aspetta. L'agenzia. Vuoi che ficchi il naso negli affari dell'agenzia? Sei forse impazzito? Sì, devi essere pazzo, sì. Muovi quel Ok, culone. quanto sei disposto a pagare? Dimmi cosa Molto. vuoi. Sì, i ferri del mestiere. No, non darglieli.
apri le orecchie. Se qualcuno parla della ragazza, sai cosa fare. Sei coglione? Sì, certo, ti chiamo. Esatto. Sei coglione, ora come fai? E ora come cazzo fai? Quindi ora sono disarmato? No. Continua. Posso acquistare pistole. Ma diciamo che non mi interessa questa. No, non posso acquistarle. Non so cosa voglio dire, però vabbè, continua. Andiamo avanti, miei prodi guerrieri. Oggi uccideremo tutti. Aspettare, che cosa? Che cosa? Hai ancora una possibilità? Invierei una delle squadre. Ma questo è un attimo. Non da parte. Perché l'hai fatto? Non lasciare che ti metti come te. Prendi la ragazza. Scusa. Ebbene? Sì, l'informatore. Bel cellulare, sì. Comunque. Hotel Terminus, stanza 899. Chi dovrei uccidere in questo momento? In questo momento? Allora, vediamo un po' dove siamo. Siamo in una città piovosa. Ho chiesto in giro della ragazza. La risposta è stata un nome. Blake Dexter. Un noto fabbricante d'armi che sembra aver maturato un interesse speciale per la tua ragazza. Ora Dexter occupa gli ultimi piani dell'hotel Terminus, sotto stretta sorveglianza dei suoi uomini. Si è tagliato il codice a barre. Un esperto delle mille risorse come te non dovrebbe avere problemi a trovare un modo per... Mi stai sfidando? Buona fortuna, amico. Thanks. E là. Allora, devo andare verso qui. Control. Fatiscente l'aspetto di dire che risale al tardo XIX secolo, dovrebbe avere diversi ingressi. Ok. Entra, no grazie. Ok, devo riuscire a entrare all'hotel Terminus. Naturalmente non credo di poter entrare dall'ingresso principale, no? Presuppongo. Antifurto auto. Senti un po'. Dici a me? Sì, dico a te. Il piano di sopra è chiuso. Off limits, capito? Certo, un po' di educazione non guasterebbe. Io sono un cliente dell'hotel. Ciao, mi sa che ti sei perso. Sì, sì, calmo. Normalmente non lo chiedo due volte. Quindi, se ci capiamo, adesso te ne bello, con chi credi che stia parlando? Sta parlando con te. Quindi ascolta, fa quel che ti dice o ti ammazza, ok? Esatto, bravo ragazzo, intelligente. Saggia decisione. Ok, mi faccio uccidere, devo ricominciare la missione. Mi sembra una stronzata acuta iniziarlo così. Dai, uccidimi. Ok, allora ricominciamo la missione. Allora, se in quell'auto posso far suonare l'antifurto, evidentemente è un'auto abbastanza importante, nel senso è l'auto di qualcuno dell'hotel, insomma. Quindi facciamo suonare questo benedetto antifurto. Ok. Sì, grazie. Cosa ho letto? Antifurto auto, mi prendi per il culo?
È finito il mondo qui, non posso andare più avanti di qua, lol. Ok, che qualcuno esca, scala. Ah, scivola. Ha delle cose in comune con Splinter Cell, non so se l'avete notato. Ok, non ditemi che devo salire dalle fogne. Invece sì che devo salire dalle fogne. Che merda. Nel vero senso della parola, lol. Ok, basta. Allora, qui sporgenza. Sono una cantina. Allora. Allora, scendiamo così perché ho visto che c'è qualcuno nelle vicinanze. Tipo qui. Ok, sta iniziando a diventare divertentolo. Oddio, sono in due. Facciamo così. Io mi metto qui. Aspetto questo bastardello. E appena arrivo, lo ammazzo. Mamma mia, che bravo che sono. Che perspicace. Chiave inglese. Ma prendiamoci la chiave inglese, dai. No, 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 sta venendo verso qua. Sta venendo verso qua. Allora, vediamo un po'. Sì, bravo. Fuck. Travestimento, anche se non credo che sia molto utile. Vabbè. Sì, e ora cosa dovrei sembrare? Allora, metti in tasca questa. Come si faceva? Caps lock, ok. Visto che non c'è nessuno. Ah, ma non ho la pistola silenziata. Allora, io direi di andarci in questo modo. Perché ho visto che parlava con qualcuno, quindi... What? What? Avevo usato la chiave inglese o no? Allora, sento delle parole, delle persone che parlano. Ma sì, prendiamoci cacciavite. E ora? Che vuoto ho fatto? No, ho sbagliato, non volevo farlo. Ok, andiamo avanti, direi. Se è possibile, naturalmente. Ah, qua c'è la sporgenza. Quindi, non posso salire. Ma qui ci sono delle scale, perché devo usare una sporgenza quando ci sono delle scale? Ah no, prendiamo un'arma più silenziosa, tipo il cacciavite. Ok, qui è veramente pieno di gente. Allora, c'è gente a sinistra. Mamma mia, qua è pieno. Ho allertato qualcuno per caso? Vedo qualcuno che si avvicina, in effetti. Ok. No, prendi il cacciavite, per carità di Dio. Mi faccio una corsetta, che ne dite? Appena va via questo, cercherò di correre verso lì. Ole. Qua c'è molta, molta, molta gente. Come posso fare? Ok, questo si avvicina. Dai. Vieni qui. Vieni qui. Devo ucciderlo velocissimissimamente. Non vedo altro modo. Oh, cazzo. Ciao. Attacca.
Non ci credo. Occulta. Occulta. Fuck, ma così mi vedono però. Dai. Ok, ma scappa velocissimamente. Uno è ucciso. Uno in meno, insomma. What, perché? Perché? Ah no, che... Okay. What? Sono cagato questo cavolo di... Cosa... non lo so. Allora... Perché ho sfocato là in fondo? Vieni qua. Sì, vieni qua. Ehi tu? Non si può fare rumore. Il tiro rapido! Sono un coglione. Sono un coglione patentato. Oh fuck. E sono pure morto. Trovato corpo. No, questa me la devi spiegare. Ah già, quelli di giù forse. Beh, potrei aver combinato un leggero casino. Potrei aver combinato un leggero casino. Questi sono solo tecnici. Aha. Ah, togli via quell'arma. Leva quell'arma. Oh cazzo, superato. Ehi, che cazzo vuoi? Ah, sarebbe l'ascensore l'entrata. O questa roba qui, insomma. Dai. Sali. O scendi, insomma. Ci siamo capiti, obiettivo completato. Wow, che bravo che sono. Mamma mia, sono un genio proprio. Insomma, ho fatto un casino, però sono un genio. Sono un genio della lampada. E continuo a ripetere che questo gioco è realisticissimissimissimo. Bel costume di merda. Ok, siamo arrivati a... Ciao. Ok. Ok, what? Ah, pensavo si fosse bloccato. Ho detto, ma che cacchio di sfiga può avere un cristiano in questo mondo. Va bene, vi lascio così. Io sono Spigaramontotto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Grazie per l'introduzione. Figlio di puttana pieno di risorse. Ok, io sono Spigaramontotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spigaramontotto.x10.mx. Io sono Spigaramontotto, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio di Hitman Absolution. Ciao!